Visto che mi sono svegliata prestissimo, comunque volevo precisare che il gesto della foto di prima non era un gestaccio, ecco, perché ho ricevuto qualche messaggino, poi ovviamente in base alle persone, ecco, per alcuni è un gestaccio, per altri no. Mi sono spiegata? C'è Andrea che mi chiama di là, non so cosa voglia. Che c'è? La giacca o no? Cioè, se metto la giacca introduci l'altra, quella storia. Sì. La giacca o no? No, dolce vita, dolce vita. Sì. Di Sport Italia, sono le 23, noi siamo live, ci siamo appena gustati il calcio francese con la Coppa di Francia, poi ci torneremo perché abbiamo osservato anche tanti talenti per quanto riguarda il mercato. Intanto però ci dedichiamo alla Serie A perché c'è grande attesa per il match di domani a San Siro tra Milan e Napoli. Tutto potrebbe cambiare lì in alto in testa alla classifica, soprattutto perché quest'oggi a sorpresa la Roma a Bergamo ha battuto l'Atalanta per 4-1. Da sottolineare anche il successo della Juventus per 2-0 contro il Bologna, e ci dedicheremo anche all'ennesima defiance del Cagliari che perde 4-0 con l'Udinese. Ne parliamo tra pochissimo e lo facciamo con i nostri ospiti, quindi un ben ritrovato ad Alessandro De Giuseppe, grazie per essere qui. Ciao Debora, grazie a te, buonasera a tutti. E un ben ritrovato ad Andrea Zenga. Ciao Debora, buonasera a tutti. Allora, andiamo tra pochissimo a vedere anche la classifica aggiornata, poi vi prometto che a breve vedremo anche naturalmente i gol di quello che è successo quest'oggi. Dicevamo, Andrea, cambia tutto lì in testa e quest'oggi dobbiamo sottolineare questo successo a sorpresa da parte della Roma che blocca l'Atalanta, quindi domani l'Inter è sempre più prima e su questo non c'è dubbio, però il Milan ha una bella occasione. Sì, inaspettata ma meritata, mi viene da dire, perché la Roma oggi ha fatto, credo, la miglior partita della stagione. Atalanta non convincente, tant'è che Gasperini dopo 30 minuti ha già cambiato assetto. Una grande Roma con grandi prestazioni, secondo me, al di là di tutta la squadra, ma quelle di Zaniolo e Abraham di una spanna sopra tutti, perché hanno fatto veramente una partita incredibile, anche Smalling. E domani Milan-Napoli è una bellissima partita che comunque per una delle due deciderà tanto, a meno che non finisca in pareggio. Mi viene da dire che peccato, perché se le due squadre fossero state al completo avremmo assistito, secondo me, a una delle migliori partite del campionato. Sono due squadre un po' in emergenza, che affrontano un periodo complicato, ma come si dice, diciamo, in questo caso fuori le seconde. È uno scontro molto importante sia per il Milan che per il Napoli, perché è importante per loro non perdere terreno dall'Inter, che sembra una macchina da gol e da punti in questo momento. È proprio così, ti riallaccio ad Allegri, che sia nel prepartita che nel post dichiara: la rosa è questa, rimarrà questa, io sono soddisfatto. Ma nulla di nuovo né sulle dichiarazioni di Arriva Bene né su quelle di Allegri. Allegri ha cambiato un po' in corsa, diciamo, non so se le dichiarazioni o le sue aspettative sul campionato della Juve, perché lui nella conferenza di ripresentazione aveva detto che per lo scudetto c'erano la Juventus, l'Inter che era favorita perché era il campione in carica, quindi secondo me ha cambiato un po' in corsa le aspettative rendendosi conto del materiale che ha a disposizione. Non è una vittoria a Bologna che cambia, io credo che la Juve sicuramente cercherà di arrivare a gennaio con meno distacco possibile dal quarto posto, perché adesso parliamoci chiaro, l'obiettivo può essere solo quello. E poi magari se riuscisse a fare un'operazione adesso, magari un prestito o qualcosa di simile, perché effettivamente a gennaio, come diceva Arriva Bene, è difficile già fare colpi, è ancora più difficile nella situazione della Juve. E poi sicuramente è una società che comunque è blasonata, quindi i giocatori hanno piacere andare alla Juventus, però non è più la Juve di 2-3 anni fa, quindi penso che potrebbero fare solo qualche colpo, diciamo, se si presentasse l'occasione. Altrimenti, se la rosa rimane questa, la vedo dura per il quarto posto. Non lo so, perché comunque non è una rosa da filotto di vittorie. Poi ovvio, a meno 6, meno 5 sicuramente se la possono giocare, però non vedo nulla di nuovo nella prestazione di oggi da quella di Venezia, solo che a Venezia non hanno chiuso la partita, hanno preso gol, poi hanno sbagliato qualche occasione. Oggi il gol non l'hanno preso perché, appunto, come diceva Stefano, hanno fatto una grande prestazione, secondo me, i due centrali di difesa, Bonucci e De Ligt,
E poi l'hanno chiusa verso il 70esimo. A Venezia hanno preso gol al 55esimo, mi sembra. Quindi più o meno la Juve è questa da inizio anno, e penso che sarà questa fino alla fine, se non entrerà qualcosa di importante nel mercato di gennaio. Allora, queste sono le parole. Soprattutto ci aspettavamo forse l'opposto, una gestione furba e oculata da parte della Roma di Mourinho. Sì, anche perché vedendo lo storico delle recenti partite delle due squadre, l'Atalanta stava bene, la Roma arrancava un po' anche con lo Spezia, non aveva fatto vedere un gran calcio, però oggi mi ha sorpreso, ho visto una Roma sicuramente grintosa, che ha affrontato bene la partita, ha vinto tanti duelli individuali in mezzo al campo, quindi questo è sicuramente un segnale che la squadra c'è, Agnolo, che i giocatori Ebram, ci sono. Che si sono presi la scena, insieme funzionano. Assolutamente sì, oggi hanno lavorato veramente bene. Ecco, sì. Stefano diceva prima un giocatore alla Dzeko, oggi Ebram ha lavorato anche un po' alla Dzeko, perché sì, ha fatto il regista offensivo, diciamo, insieme a Zaniolo, l'ha fatto molto bene, oltre che ha finalizzato due occasioni importantissime. Ottima nota sicuramente per l'Italia, Zaniolo, che ha fatto una prestazione... forse la migliore della stagione, credo, da quando è rientrato dall'infortunio. È stato veramente devastante fisicamente, anche cinico quando ha avuto la palla. Quindi l'Atalanta sicuramente sottotono, perché i primi 30 minuti praticamente non l'hanno mai vista. Infatti Gasperini ha cambiato subito, ha messo Muriel, si è messo a 4 dopo 30 minuti. E poi c'è stato quell'episodio, diciamo, dubbio sul 2-2, ma... sono piccolezze, la Roma secondo me oggi ha meritato, anche perché ogni ripartenza era pericolosa, quindi una grande Roma mi ha sorpreso, e direi che da qui può ripartire la sua corsa alla Champions. L'Atalanta, l'ultima cosa poi chiudo, non è nuova a questi, diciamo, salti nel vuoto, è sempre un po', diciamo, ad un periodo di continuità, poi fa questi scivoloni in cui dovrà lavorare sicuramente Gasperini. Io mi chiedo che certi dirigenti che mosse fanno. Sì, effettivamente. Secondo me, allora, comunque, vabbè, i giocatori ovviamente in campo vanno loro, quindi sicuramente la mia sensazione è che Mazzarri da quando è arrivato non ha mai avuto in mano la squadra, il gruppo, non ho mai visto un cambiamento così nel Cagliari, tant'è che ne ha vinta una, se non sbaglio, con la Sampdoria in casa. E proprio sul Cagliari vorrei far notare una differenza tra il Cagliari e la Salernitana. Non c'entra con la partita di stasera, ma entrambi hanno giocato con l'Inter, hanno perso 4 e 5-0. Ma secondo me è l'atteggiamento. Magari a Mazzarri imputo questo. Il Cagliari è andato a giocare a San Siro con l'Inter e dopo 30 secondi era schiacciato nei propri primi 30 metri. Quindi è anche un po' il messaggio che fa arrivare i giocatori, perché il Cagliari secondo me ha qualità. Quindi non è una squadra che può permettersi di rinunciare così alla partita, tanto poi comunque ha una con bella un Inter, rosa il Cagliari, eh? Appunto, tanto con un Inter comunque adesso per queste squadre è ingiocabile, ma preferisco 100 volte, magari anche da giocatore, perderla come l'ha persa la Salernitana, me la gioco, tanto comunque perdo, che anche andare a chiudersi in 30 metri e far capire ai giocatori praticamente che noi siamo questi, siamo scarsi, quindi copriamoci e lasciamo la partita in mano all'Inter. Quindi secondo me questo atteggiamento, ma lo prendo come esempio, ma un po' in generale per quello per l'annata del Cagliari che è sbagliata. Sì, giocatori, allenatori, anche la dirigenza, perché comunque secondo me l'errore grande è stato mandare via Semplici, ma non tanto mandarlo via quanto riconfermarlo la stagione prima, e poi non hai dato la possibilità ad un allenatore magari di costruirsi una squadra fatta ad hoc per il tipo di calcio che ha. Con tutte le colpe che ha, sia Mazzarri, i giocatori, tutti, secondo me, per una situazione del genere.